Febbraio 1924. Il governo Mussolini riconosce ufficialmente l'Unione Sovietica e allaccia relazioni diplomatiche con lo Stato bolscevico. Mussolini sorprende amici e avversari convocando il capo della delegazione commerciale sovietica, Varansky, e gli comunica di essere disposto ad avviare regolari relazioni diplomatiche con il suo paese. Il fascismo si allea con il comunismo. Varansky, sbalordito, si affretta a comunicare a Stalin l'inattesa notizia. Mussolini si ripromette di guadagnare al fascismo il favore delle potenti lobby industriali e finanziarie che vedono nel giovane Stato sovietico un enorme serbatoio di materie prime. Nell'estate del 1923 la Banca Commerciale Italiana preme per la riuscita delle trattative. La Fiat vince la corsa Mosca-Pietrogrado-Mosca. La Pirelli, la Marelli, la Lane Rossi ed altre importanti ditte italiane riscuotono un grande successo alla tiera campionaria panrussa. Nel settembre del 23, la vittoria elettorale dei laburisti inglesi, intenzionati a riconoscere l'URSS, rischia di sottrarre all'Italia il cosiddetto premio del coraggio promesso dai bolscevichi. Il 1 febbraio del 1924, con un colpo di mano, il governo inglese di Macdonald riconosce l'Unione Sovietica senza neppure avvertirla. Gli italiani non potranno ormai far altro che firmare senza ulteriori indugi il trattato commerciale collegato all'accordo diplomatico, accettando le condizioni restrittive che i sovietici fanno valere. A Mussolini non resta che accontentarsi di un inutile primato morale.